Grazie Assessore Giordano, invito l'Assessore Licursi comunicandovi che nell'ultimo Consiglio Comunale l'Assessore Licursi ho avuto un'altra delega che è quella della manutenzione, dell'ordinaria gestione, perché come sempre ho sostenuto la cosa più difficile è proprio la gestione ordinaria di un comune, la manutenzione ordinaria, dove anche se sono passati 2 anni per diversi motivi, flussi di cassa, il fatto che alcuni servizi dall'esterno li abbiamo passati all'interno, per diversi motivi gestionali non siamo ancora bravi e quindi dobbiamo avere il coraggio di comunicare, di confrontarci anche su tematiche dove non stiamo andando bene, per cui abbiamo pensato di dare la delega ad hoc oltre lo sport e all'assessore Licursi che da più di una settimana si occupa in prima persona dell'ordinaria manutenzione. Grazie. Grazie Sindaco. Cari concittadini, così come avevamo promesso, con cadenza più o meno semestrale, ci ritroviamo in piazza per fare il punto delle attività amministrative, mettendo chiaramente a vostra disposizione il nostro operato. Anche se viviamo un momento particolarmente difficile e complesso dovuto alla poca disponibilità di fondi, stiamo cercando di amministrare nel miglior modo possibile. Uno dei primi e veri obiettivi condivisi con tutta la Giunta è stato sicuramente quello di riportare la politica, intesa come comunicazione, al centro dell'attività e dell'azione quotidiana. Quello che abbiamo inteso fare è stato il recupero vero della comunicazione, sia attraverso il coinvolgimento dei cittadini, sia attraverso una vera partecipazione alle attività delle diverse associazioni presenti sul territorio, dandoci e fissando dei traguardi che dopo soli 2 anni sono evidenti e visibili. Vi garantisco che l'impegno e la passione sono quelli di sempre, nella consapevolezza di poter raggiungere nuovi ed importanti risultati, importanti traguardi per riportare la nostra cittadina a riprendere quel ruolo che naturalmente gli spetta, una Santa Croce capofila e leader di un territorio che ha bisogno di più attenzione, non più ai margini. Riportare i nostri cittadini ad essere protagonisti e non spettatori, cittadini con cui ci confrontiamo tutti i giorni perché siamo in mezzo a loro, sappiamo i problemi e nel limite delle nostre possibilità cerchiamo di risolverli. Impegno e tenacia non mancano nel cercare soluzioni. Prima di entrare più nello specifico delle mie deleghe, il Sindaco e i colleghi mi permetteranno di farmi elencare una serie di opere e lavori che con i relativi finanziamenti che la nostra amministrazione è riuscita ad avere dalla Regione Molise, a cui va il nostro riconoscimento per l'attenzione che ci stanno dando. Non pensate però che questi finanziamenti siano così scesi dal cielo per opere e virtù dello Spirito Santo. Sono finanziamenti innanzitutto conquistati, posso dirlo, con il lavoro, con la tenacia, con la caparbietà di chi sta lavorando per il bene e per il futuro della nostra comunità. Un grosso lavoro di squadra che ha portato o sta portando questi risultati. 770.000 euro per il depuratore in fase di ultimazione, 500.000 euro pubblica illuminazione, lavori già ultimati, 750.000 euro rete idrica, lavori iniziati pochi giorni fa, un mese fa. 720.000 euro con tutti i finanziamenti totali per l'isola ecologica di cui vi parlava la collega Giordano, lavori ultimati. 680.000 euro, miglioramento sismico del comune, lavori consegnati 15 giorni fa alla sede del comune. 550.000 euro, loculi cimiteriali, lavori ultimati appena dopo 1 anno dal nostro insediamento. 750.000 euro, abbazia di Melanico, lavori iniziati pochi giorni fa, 500.000 euro viabilità interna, questo è l'unico lavoro che non inizierà perché appena finiamo la rete idrica, per non buttare denaro pubblico stiamo aspettando
di dare l'appalto, perché appena finiamo la rete idrica sarà riasfaltato tutto Santa Croce con la realizzazione anche di due rotonde. 4 su 7 di questi lavori li stanno realizzando o sono stati realizzati da imprese di Santa Croce. L'ottavo, che è quello appunto della viabilità interna, è ancora da appaltare, per un totale complessivo di 5 milioni e 500 mila euro. In più, depuratore, l'ho detto, è stato il primo. In più sono stati consegnati 3 PEU pubblici per un totale di 2 milioni di euro, sempre a ditte locali. Poi ancora 1 milione di euro per strade interpoderali, quelle che riguardava il dissesto, la sistemazione per la grandinata e l'alluvione, che è un contributo già che abbiamo trovato, e abbiamo anche finito tutte le strade poderali, sempre con ditte locali. Tutti questi lavori sono stati ultimati o da ultimare nei prossimi mesi e comunque entro quest'anno, entro il 2017. L'unico mutuo che abbiamo acceso è quello che riguarda i 150.000 euro che verranno utilizzati per la ristrutturazione dei campetti da tennis e della tensostruttura a Via dei Tigli. L'unico mutuo acceso, e l'abbiamo acceso perché l'abbiamo fatto a tasso zero, un mutuo dove prendiamo 150.000 euro, restituiamo 150.000 euro in 10 anni, senza dimenticare il corso che, anche se a malincuore, abbiamo ripristinato, ridando soprattutto sicurezza ai cittadini a costo zero. E i famosi tromboni, che adesso non li pensa più nessuno, ma fino a qualche tempo fa era il pericolo pubblico per eccellenza. In un anno e mezzo, anche forti della convenzione scaduta, abbiamo fatto sparire i tromboni dal Belvedere, via, volati. E mi fermo qui, anche perché tocca al sindaco darvi la grande notizia e spiegarvi cosa siamo riusciti a fare ulteriormente, oltre questo che già vi ho detto. Dunque, come vedete, in 2 anni qualcosa si è fatto, in 2 anni. Certo, dobbiamo puntare sempre a fare di più, e noi ce la metteremo tutta per trovare nuove risorse, perché abbiamo ben chiaro in testa quello che dobbiamo fare. Per i prossimi 3 anni metteremo in campo tutto il nostro impegno, la nostra determinazione per raggiungere risultati ancora più importanti. Per quel che riguarda il mio settore, stiamo facendo un lavoro egregio. Non fosse peraltro che per una coesione sociale a cui crediamo molto. Stiamo creando in ambito socioculturale le giuste occasioni per ritrovare lo spirito di un popolo e di una comunità. E finora siamo pienamente soddisfatti di quello che siamo riusciti a fare. A differenza di qualche corvo che non apprezza, noi stiamo avendo dei riscontri molto positivi. Nell'ambito delle attività vere e proprie del mio assessorato, già tante sono le soddisfazioni, e sempre, nella maggior parte dei casi, grazie ad un lavoro di gruppo e insieme. La partecipazione, l'impegno, la determinazione con cui tanti giovani, oltre che essere presenti, promuovono loro stessi delle iniziative belle e culturalmente di spessore. Abbiamo la fortuna di avere dei ragazzi speciali e formidabili. Il nostro compito è stato quello di trasferire a tutti l'importanza dell'unione, l'importanza di condividere, l'importanza di costruire insieme delle opportunità di crescita, ed è quello che stiamo facendo tutti insieme. Intanto abbiamo riproposto in chiave diversa e sotto una nuova luce le occasioni popolari più sentite. Le state vivendo, le stiamo vivendo veramente direttamente. Abbiamo garantito spessore a manifestazioni che avevano perso lo smalto e la capacità penetrativa. Questo grazie appunto al coinvolgimento delle associazioni, che hanno sempre garantito massimo impegno e dedizione. Penso alla Pasquetta, esportata a Termoli, a Campobasso, dove ci ha accompagnato un fiume di gente, per poi arrivare qui al momento più entusiasmante del 5 gennaio a Santa Croce, gente arrivata da ogni dove. Camper, turisti, una serata straordinaria che dopo il pasquettone e il consueto giro ci ha rivisti tutti qui su questa piazza, di nuovo tutti insieme. La quarantana, con il coinvolgimento della scuola, ormai anche questa una nostra grande tradizione esportata fuori dai nostri confini comunali,
così come i Marawash, l'ultimo sabato d'aprile e tutte le attività che abbiamo creato in quella settimana intorno a questo evento e tutte le altre attività create intorno per garantire in ambito culturale un certo spessore. Abbiamo realizzato un evento che resterà nella storia, la pubblicazione della Settimana Santa di Raffaele Capriglione, che voglio dire, non tutti forse lo apprezzerete fra qualche tempo, però l'abbiamo fatto, era un lavoro che da 20 anni doveva essere fatto e rappresenta per me, cioè, il mio orgoglio più grande. Dopo anni di lavoro e dopo tante difficoltà, il libro ha visto la luce nella sua veste e ne siamo orgogliosissimi. Così come fra 15 giorni vivremo, ci appresteremo a vivere la fantastica e bellissima festa di Sant'Antonio, il nostro patrono. Giordano, assessore, un po' d'acqua, grazie, visto che devo... Grazie. Il nostro obiettivo e quello delle associazioni era quello di ricomporre uno strato sociale quasi del tutto cancellato, sparito. Risvegliare... Grazie. Risvegliare dal torpore in cui questi ultimi anni eravamo precipitati una comunità come la nostra, famosa per la sua ospitalità e accoglienza, viveva in uno strano isolamento. Non c'erano più motivi e occasioni di socializzare, di scambio. Noi stiamo andando in questa direzione, così come stiamo rivalutando la nostra scuola di musica con eventi e progetti qualificanti. Quindi questo è il senso per evitare l'isolamento e per promuovere una cultura della comunicazione, il famoso marketing territoriale, promuovere il sociale e una cultura che abbia come obiettivo lo stare insieme, la partecipazione, la coesione. Siamo già in fase di elaborazione delle attività e delle manifestazioni estive e per questo voglio augurare un buon lavoro a tutte le associazioni che si impegneranno a promuovere il nostro comune, la Prologo, i Giovani Avis, Penelope, Everybody, il Comitato Feste, la Parrocchia, tutte le associazioni sportive, i Nonni Vigili, l'Istituto Omnicomprensivo Raffaele Capriglione, Santa Croce Online, la Free Dance e Santa Croce Web TV. Volevo però ricordarvi il lavoro che stiamo facendo con il premio Antonio Giordano e la Street Art, un lavoro iniziato 2 anni fa e che fra 3 anni porterà Santa Croce ad essere una vera e propria galleria d'arte all'aperto e vedrete gente arrivare da ogni parte a visitare la nostra cittadina per scoprire i lavori e le opere che saranno realizzati in questi 5 anni. Oggi riprendiamo proprio oggi le opere alla ex scuola elementare e procederanno fino alla fine di luglio. Una storia in cui crediamo molto. Tutte queste belle cose che vi ho raccontato le stiamo realizzando con pochissime risorse. Quando si ha la fortuna di condividere delle scelte con un'amministrazione attenta e con dei giovani straordinari, non servono molti soldi. L'importante è avere ben chiare le idee da proporre e tutto diventa facile, credetemi. Ora, prima di passare ad un altro settore, devo illustrarvi una cosa importantissima per tutta la nostra comunità. Il 4 giugno prossimo, sabato prossimo, intitoleremo lo stadio comunale al nostro caro Vincenzo Cosco. Abbiamo organizzato una giornata dedicata tutta a lui, completamente a lui. La mattina alle 9 ci sarà la visita al cimitero. Alle 10 allo stadio comunale inizieranno le qualificazioni del primo Memorial Vincenzo Cosco, quest'anno dedicato alla categoria esordienti, categoria a cui fa parte Luigi Cosco, il figlio di Vincenzo. Le squadre partecipanti saranno la Turris, con il nome di figli di Vincenzo Cosco, l'Andria, la Polisportiva San Pietro e Paolo di Termoli e l'Unione Sportiva Boiano, tutte squadre dove Vincenzo ha giocato o ha allenato. Alle 13 poi ci sarà la pausa pranzo, porteremo tutti i ragazzi a mangiare in mensa da noi, poi alle 15.30 si torna allo stadio dove alle 16.30 è prevista la cerimonia ufficiale dell'intitolazione dello stadio a Vincenzo Cosco. Appena dopo ci saranno le finali del torneo, del Memorial e poi ci sposteremo al centro comunitario alle ore 18
dove insieme all'AIAC, che sarebbe l'Associazione Italiana Allenatori Nazionale, ci sarà la festa dei 50 anni della fondazione di questa associazione ed il premio letterario dedicato a Vincenzo Cosco, a cui i ragazzi dei due licei sportivi ad indirizzo sportivo molisani di Isernia e Termoli hanno partecipato, commentando la frase che Vincenzo amava ripetere spesso: l'uomo che combatte non perde mai. Durante il convegno ci saranno le premiazioni sia del Memorial e sia di questo premio importante, premio letterario. Vi invitiamo quindi tutti a partecipare, così come l'11 giugno all'auditorium del liceo scientifico di Santa Croce di Magliano sarà presentato il libro dedicato a Vincenzo Cosco, scritto da Giuseppe Formato. Grazie per questo momento. Ora, io avrei finito il mio intervento, ma siccome il sindaco pochi giorni fa, come vi ha detto, mi ha assegnato una nuova delega, quella della gestione, manutenzione e controllo del territorio, e sinceramente non so se ringraziarlo, ma ho accettato e quindi dovete ascoltarmi ancora per qualche minuto. Ora, io so che questa delega è impegnativa, ma ho accettato in quanto sappiamo tutti che in questo settore siamo in ritardo rispetto ad altri. Il nostro territorio è abbastanza vasto e le difficoltà sono tante. Fra qualche settimana inizieremo la raccolta differenziata e, così come diceva l'assessore Giordano, dobbiamo collaborare tutti. Arriveranno mezzi e questi ci permetteranno di gestire meglio la pulizia delle strade. Stiamo gestendo questo particolare momento di emergenza con le borse lavoro, lo sapete. Diciamo che il servizio funziona ad intermittenza, nel senso che, come fisiologicamente, ci sono delle persone che prendono più a cuore una determinata mansione e altri un po' meno, questo è. Però cerchiamo di guardare oltre, consapevoli che queste opportunità sono importanti per tanti cittadini, continueremo a gestire l'emergenza con questi nostri concittadini. Ora, con loro e i mezzi che arriveranno, cercheremo di rimediare a qualche mancanza che c'è stata, e ci speriamo di superarla. Spariranno i cassonetti e le campane e ci dedicheremo più alla pulizia delle strade e al verde. Due mesi fa abbiamo affidato ad una ditta di Santa Croce la manutenzione della pubblica illuminazione e i risultati in un mese si stanno già vedendo. Oltretutto, un bellissimo risparmio rispetto a prima, così come per le lampade a LED, che a qualcuno non piace il colore. Guardiamo il risparmio. Fra qualche giorno partirà lo sfalcio dell'erba con una ditta esterna di Santa Croce, a cui affideremo l'incarico la prossima settimana per tutto l'anno per il verde pubblico. Prima non potevamo farlo perché dovevamo approvare il bilancio. Il bilancio è stato approvato il 19 maggio e questa settimana daremo questo incarico a questa ditta esterna, che provvederà alla pulizia, allo sfalcio dell'erba e alla sistemazione del verde pubblico. Quindi ci sarà da lavorare, ma sono sicuro che insieme alla struttura tecnica, insieme a persone di buona volontà che da qui in avanti lavoreranno con noi, insieme a responsabili e serie ditte esterne di Santa Croce, riusciremo a risolvere anche questo annoso problema che il sindaco ha voluto gentilmente mettere nelle mie mani. Grazie sindaco, grazie colleghi e grazie anche a voi cari cittadini per la fiducia. Da parte mia ho la consapevolezza di poter lavorare altri 3 anni, perché 3 anni mancano al nostro mandato per poter programmare altrettante cose belle ed importanti per il bene della nostra amata cittadina, a dispetto dei corvi. Grazie.